Ehi là, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Dato che gli scorsi due video ho fatto solo i livelli e ho completato quindi Monte Meringa da inizio a fine, direi che è giusto concederci un po' di svago al parco Mago Landia. In questa maniera riscatto tutti quanti i biglietti che ho ottenuto per i timbri. Vediamo un po' quanti biglietti ho. 9 biglietti timbri, quindi 9 timbri. Giusto. Abbiamo anche il nuovo nemico, il gorilla polare, che sta qui al parco. E la sua maschera, ottimo. Ah, è vero, poi ci sono anche le missioni. Ho usato un souvenir la scorsa volta contro proprio il gorilla, perché era un po' complicata la faccenda. Allora, abbiamo un timbro di Magolor. Magari provo a cercare anche gli altri, così almeno faccio... Susie! Di... Robobot, se non sbaglio, lei? Non l'ho mai giocato Robobot, quindi non saprei davvero se mi sbaglio oppure no. Prima o poi però lo gioco. C'è chi dice che Robobot sia meglio di Triple Deluxe e chi che Triple Deluxe sia meglio di Robobot. Io penso che mi giocherò entrambi, così potrò dare un mio parere personale. Dovrebbe esserci un altro timbro in giro, ma non mi pare che c'è. Quindi direi di lasciar perdere il timbro e di completare, di provare altri 3 mini giochi. Abbiamo Kirby a chiappa uova. Poi abbiamo Kirby Samurai e caccia al tomo di Magolor a chiappa uova. A livello di difficoltà 1. Premia per far aprire la bocca a Kirby. Le uova e le bombe verranno lanciate verso di te. Cerca di acchiappare più uova possibili, ma fai di tutto per evitare le bombe. Quindi basta che tengo premuto A e la chiudo quando lancia le bombe. Va bene. Ma se sono così lente all'inizio non sarà un problema. Ah, ok. Ma sempre più veloce, poi fa il trabocchetto, fa. Forte. Beh, minigioco molto semplice. Ah, tutte quante le uova devo riempire. Oh no, si è rotto. Mi dispiace per King Dedede, ma... da cambiare qui, amico mio. No, i pulcini! Beh, non me l'aspettavo questa. Vai, facciamo il livello 2 ora. Oh oh. Chissà che non lanci delle uova bombe anche per ingannarti. Ah, ma cavoli! Ah, quindi se prendo una sola bomba finisce? Ok, riproviamo. È stato strano. Perché ha lanciato uova e bombe insieme, nello stesso istante, quindi... Non capisco come... Ah, perché appena rimbalza... Ah, eccola lì. Appena rimbalza devo aprire la bocca, ok? Peruna! Peruna! No! Va bene, comunque proviamo il livello 3 a questo punto. Non è importante prenderle tutte e 30, ma comunque. Oh, vabbè, no, ricominciamo perché già a perdere con 4 uova mi pare un po' esagerato, eh. Dai, veloce, veloce, su. No dai, ma non era, non ho preso la bomba. Vabbè, 22 come record, insomma. Si può sempre migliorare. Ah, va bene. Quindi c'era un threshold da raggiungere, un
un margine per far sì che vada bene comunque. Va bene. Maschera di Nago. Ok, abilità casuale. Francisca, come la ricordo, Francisca, ovviamente. Meta Knight, ok, ma più bella quella che ho ora. Scusami Meta Knight, ma il fascino oscuro. Oh, Gui? Ah. E anche Gui imita Matter, la maschera. Facciamo ora Kirby Samurai. Oh, oh, interessante sembra. Premi A appena vedi comparire il simbolo punto esclamativo. Puoi giocare usando anche Joy-Con, no. Si può giocare da soli in intensi duelli uno contro uno. Ah, forte! Nei duelli per più giocatori, primo che ottiene il numero scelto di vittoria si aggiudicherà la partita. Bene. Ah, ma non è una spada vera, è solo un ventaglio. Wow, una torta contro Kawasaki. Viking delle idee. Ah, ora un festone. Magolor, che fai qui? Oh, l'ultimo era la spada. Meta Knight. Oh no, ho perso la maschera. Miglior tempo 14. Tutti 14 mi pare che ho fatto, infatti. 5 vittorie. Ah, no, riprova. Facciamo i livelli... normale e difficile, accidenti. È interessante. È molto carino, però bisogna avere dei buoni riflessi. Ma 14 cosa sono? I millisecondi, centesimi, cosa? Millisecondi non penso, non sono così reattivo. Non penso che un umano sarebbe in grado di agire in millisecondi. Buono. Più che altro il corpo ci mette tempo a reagire, ma in tutte le cose, in tutte le cose della vita. Ora che vede il segnale che manda l'impulso al cervello e poi il cervello lo rimanda al pollice di premere A, se ne passa un bel po' di tempo che potrebbe essere tutto risparmiato se avessimo un tempismo di reazione migliore come quello dei gatti, ad esempio. Andiamo a fare la modalità difficile. Chissà cosa cambia da forse sono più bravi. È più bravo il computer a reagire? Magari il computer. Ah, questa sono stato molto lento. Mi ha preso la sprovvista, effettivamente. Pensavo ci volesse di più. Invece no. Dico, magari il computer è più bravo, quindi agisce in un certo lasso di tempo. Ah, forse sono i frame, forse 15. Potrebbero essere i frame, però sembrerebbero troppi frame 15. Il computer agisce in meno di un secondo, credo. Quindi io devo essere più veloce del computer in ogni caso. Se sto sotto i 20 frame, credo, quindi sì, siano quelli. Se sto sotto 20 sono a posto. Buono. E anche questa è fatta. Beh, sì, è facile come minigioco. Ah. Bene, guarda quante.
No, andiamo a fare un altro minigioco. Esci. Bene, quindi questo lo... Forse ci saranno da sconfiggere tipo 100 nemici di fila senza mai false partenze o cose simili. Ma non penso che farò mai il 100% a video. Non è quello il mio intento. Oh, forte! È disponibile Kirby Samurai 100? 100? Metti alla prova la tua abilità contro Kirby di tutto il mondo una volta al giorno. Una volta al giorno? Ma scusami, perché una volta solo al giorno? Caccia al tomo di Magolor! Vediamo un po' che succede. Trova il tomo magico con la copertina uguale a quella mostrata da Magolor. Premi A per saltare e la levetta analogica o B per prendere un tomo. Nella fase finale otterrai il doppio dei punti. Trova quanti più tomi magici dorati puoi per rimontare e sbaragliare gli avversari. Quindi devo trovare quello che mi dice lui, e nel caso trovo un tomo dorato è tanto meglio. Ah, professor Magolor, ci dica che succede. Quale pensa? Ok, questo. Questo. Bene. Cannone, eccolo qui. Ah, ma è lungo sto minigioco, eh. Ma ci picchia. Sarà un po' fastidioso la cosa da fare tutto. No, è mio, era mio. Un libro. Ah, questo qua. Oh, il verde era forte, eh. Accidenti. Magolor, però dici quale dobbiamo trovare. Su, forza, dati una mossa, vecchietto. Questo. Ah, ha preso lui. Ecco, pozioni, eccolo qua. Ah, ma sono tutti dorati ora? Questo. Eccolo. È finito. Oddio, ragazzi, è molto lungo questo. No, povero giallo, non ha preso niente. Poverino. Facciamo il livello 2, dai. Perderò quasi sicuramente sto giro. Credo che sia questo? No, era la spada. Vabbè, se ci vuole le aree geologiche per far vedere cosa vuole. Ah, ha preso su, sì, l'ha preso. Mannaggia. Sadamo Hai. Kirby, ok, eccolo qua. Erano molto agguerriti a sto giro. Bravi. Molto, molto agguerriti. E proviamo anche il livello 3 allora. Stavolta. Stavolta questi mi si mangiano vivo. Che fortuna, stavo proprio lì sotto, stavo. Preso. Questo mi sa che è. No, vabbè, però il verde. Cioè, stava lì, stava. L'ha saputo prima degli altri cosa andava a prendere. Ma dai, ma la CPU bara, non è possibile, no, non può saperlo. Ma guardali! Ma sono troppo... No, dai, non è possibile così, ragazzi. Non ha senso. Dov'è? Cos'era? Non ho capito cos'era. Questo. Ok, questo.
Ah, niente, non ce l'ho fatta a prenderlo. Ma dai, ma per favore. Niente, gli ultimi proprio non ce l'ho fatta. No, dai, no, 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 no. No, 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 quell'arancione l'ho visto io che andava da tutte le parti prima che comparissero. Non è giusto. No, no, non lo accetto. Via. Cattivo. Oh, Zan Partisan. Bene. Così ho Flamberga, Franziska e Zan Partisan. Oh. Stato d'oro di Adelaine Ribbon per aver completato 30 missioni. Adelaine concentrata, va bene. Guarda, è proprio utilissima. Ah, vabbè, no, me ne mancano due. Magari me li tengo per la prossima volta. Che missioni ci sono? Gioca indossando la maschera di King Dedede. Sembra facile, vero? Allora, se ora gioco con la maschera di King Dedede, facciamo il livello 1 per provare. Così lo finisco sicuro, finisco. Magari è, devi proprio finire il livello. No, me l'ha data buona, me l'ha data. Ottimo. Ah, completa tutte le altre missioni di acchiappa uova. Ah, pensavo i livelli, pensavo. Ok, hai completato tutte le missioni di acchiappa uova. Come premio ora puoi ascoltare un brano segreto in questo minigioco. Puoi passare a questo brano nello schermo di accesso al minigioco. Ok, vediamo un po'. Questa è una cosa totalmente nuova per me. Sì, come ci si accede? Ok, quindi sembra quasi da Game Boy. Sì, forte. Ok, interessante. Che altre missioni ci sono? Mi sbaglio sempre. Acchiappa uova completato. Kirby Samurai, Occhio da Samurai. Gioca indossando la maschera di Waddle Doo. Ah, 30 avversari sconfitti in tutto. Questo potrei farlo ora, effettivamente. Beh, sono carine le missioni, non sono neanche troppo difficili alla fin dei conti. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!